Appassionati di calcio, in particolar modo quello targato CSI, un cordiale saluto da Mattia Di Achille, dall'impianto sportivo Green Point di Giulianova, dove a breve si affronteranno Basciano e Giulianova. La gara che vi proponiamo quest'oggi è valida per la terza giornata del campionato di calcio a 7 Open maschile Girone A. Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo, ne approfittiamo per andare a leggere subito le formazioni. Per quanto riguarda Basciano, giocano con il 12 Lavornio, 2 Di Marco, 3 Scorranese, 4 Marteggiani, 5 Fragrassi, 6 De Iulis, 7 Santicchia, 9 Fabiani, 10 Di Giovannantonio, 13 Cornelli, 15 Di Febbo, che è anche il capitano, e con il numero 1 Lombardi. Per quanto riguarda il Giulianova, col numero 1 Marzi, 2 D'Angelo, il capitano, 6 Tarantella, singolare il numero 1 più 7 per Marco Attili, con il 66 Cavatassi, il 27 Imperatore, 8 La Molinara, 74 Forcini, ancora 9 Camponi, 3 Di Giuliantonio. Si affrontano l'ottava in classifica, il Giulianova, che con 3 punti occupa appunto l'ottava piazza, e l'ultima in classifica è Basciano, anche se questa compagine ha una partita in meno, avendo riposato durante la prima giornata. Calcio a 7, che anche quest'anno può vantare un numero importante di iscrizioni, sono ben 25 le squadre suddivise nei due gironi, Girone A e Girone B. Come abbiamo già anticipato prima, con questa partita ci troviamo nel Girone A. Il Girone A ha 13 squadre, che vedrà riposare ogni giornata una squadra. Giulianova, che tiene il possesso palla a centrocampo, prova subito a girarsi, a provare la conclusione. Il numero 8, La Molinara. La Molinara, che già ha timbrato il cartellino durante la partita contro Valle del Vomano. Quell'occasione c'è stata anche la tripletta di Tarantella. Ancora La Molinara, buona la sponda per Di Giuliantonio, para in presa bassa Lombardi, portierone della squadra di casa. Vediamo Di Febbo lavorare questo pallone sull'out di sinistra. Prova a servire un compagno, ma porta presa. Di Camponi, e ora Di Febbo. Intanto, tornando alla cronaca diretta, un bel piattone destro da parte di un giocatore del Giulianova. Si tratta di Cavatassi, che si è stampato sul palo a Lombardi battuto. Dicevamo che, come Basciano, intanto c'è stato un tiro alle stelle. Squadra di casa, ricordiamo il punteggio ancora fermo sullo 0-0. Per quanto riguarda il calcio a 7, si giocano due tempi da 25 minuti l'uno. Questa rimessa laterale sarà assegnata alla squadra di casa. C'è da dire che anche Giulianova, pur essendo la squadra ospite in questa giornata, si sente in casa, perché gioca le proprie partite interne sullo stesso campo del Basciano, e quindi potremmo parlare anche di derby da questo punto di vista. C'è una curiosità: sono ben 5 le società affiliate al CSI che giocano le gare interne su questo campo. Seguiamo prima questa azione del Giulianova. Se ne va Cavatassi, la palla in mezzo, Lombardi respinge questo tiro cross del numero 66 Giuliese. Poi bravo Di Febbo a dar respiro alla manovra e far ripartire l'azione da Scorranese. Ancora Giulianova, che prova con Cavatassi.
sinistra, prova lo scambio con Camponi, pensa al tiro, lo effettua, il gol, 1-0 Giulianova. Camponi con un destro secco non ha lasciato scampo al portiere Lombardi, tradito magari anche dal rimbalzo, la palla è caduta proprio davanti a lui, terreno in perfette condizioni nonostante la pioggia sia caduta copiosa nei giorni scorsi e anche nella giornata odierna. Il terreno tuttavia ha risposto abbastanza bene in queste condizioni meteorologiche. La temperatura stasera è piacevole, siamo sui 14 gradi. Le due squadre si stanno affrontando agli ordini del signor Alberto Cavatassi, il direttore. Ancora Giulianova in attacco, non si accontenta del vantaggio, prova a portare di nuovo pericoli. Vediamo ora Camponi, buono il controllo al limite dell'area, lo scambio con la Molinara. Camponi, ancora il destro, Lombardi devia ma non riesce a bloccare il pallone. Doppietta di Camponi in pochi minuti di gioco. Dopo 4 minuti c'è il 2-0 Giulianova di Camponi. Il numero 9, due gol abbastanza simili, due conclusioni di destro da fuori area che hanno trafitto Lombardi. Vediamo il Basciano prova a reagire con questa conclusione da parte di Giovannantonio, che non inquadra la porta, difesa da Marzi. Ancora inoperoso fin qui. Giulianova riparte, lo fa con Cavatassi, sfrutta la sovrapposizione di Giulianantonio, il cross in mezzo. In qualche modo la difesa del Basciano allontana Di Febbo, il capitano si fa anticipare da Camponi, veramente un inizio molto frizzante il suo, già due reti messi a segno. Dicevamo di come sono 5 le società affiliate al CSI che giocano le proprie gare casalinghe in questo impianto sportivo. Per quanto riguarda il girone A sono il Basciano, attenzione, c'è cioè il 3-0 3-0, errore difensivo da parte di Scorranese che non aveva capito le intenzioni del proprio compagno di squadra, ne ha approfittato Adriano Cavatassi e di piattone ha infilato Lombardi. Lombardi che ora abbandona il terreno di gioco, al suo posto Lavornio, Alberto Lavornio, un altro portiere, primo cambio per la squadra di casa. Oltre a Basciano e Giulianova nel girone A, Biancorossi Teramo 1913 gioca al Green Point, mentre nel girone B sono due le squadre che giocano qui, si tratta di Studio Easy House e i compari del Barone. 3-0 Giulianova quando siamo giunti al settimo minuto di gioco. Ricordiamo, per quanto riguarda il calcio a 7 si giocano due tempi da 25 minuti. Ancora Giulianova, Cavatassi vede l'inserimento di un suo compagno di squadra, prova a servirlo, la palla però non è precisa e non filtra. Lavornio va al rinvio lungo con le mani, Giovannantonio costretto a tornare indietro e a convergere per un proprio compagno di squadra che però perde palla giocando questo pallone difficile. La Molinara la mette in mezzo e questa volta Camponi non riesce a ribadire il rete, l'ottimo suggerimento di La Molinara. Ancora La Molinara, un altro assist prezioso dove ha la meglio Fragassi che non rischia scaraventando la palla in calcio d'angolo. Camponi, la sponda per Tarantella, la conclusione, c'è il gol, il quarto gol del Giulianova. Giulianova 4, Basciano 0. Questa volta c'è stato un gran gol, davvero qui il portiere non ha potuto far nulla sul tiro da parte di Tarantella, Oliviero Tarantella, che come avevamo detto in precedenza già aveva timbrato il cartellino nella gara, durante la prima giornata a Valle del Vomano. Giulianova conclusasi con il punteggio di 3-5, 5 gol siglati dalla squadra del Giulianova. In quell'occasione oltre alla Molinara e a Cavatassi c'era stata la tripletta appunto di Tarantella. Basciano invece nella prima giornata aveva osservato il turno di riposo, mentre nella seconda è andato a fare via
uscendo sconfitto per 7-2 per la squadra arancione. Le reti portano la firma di Giovanni Antonio e Fabiani, Donatello Fabiani. Siamo giunti con il calcio a 7 alla terza giornata che, oltre la partita che vi proponiamo, vede scontrarsi Valle del Vomano Gioventù Biancorossa, Belvedere Old Black Cerne, della Noce Specola Bratburger Giulianova, AC Colonia Spiaggia Cross Team e Biancorossi Teramo 1913 in Montoriotto. Riposa durante questa terza giornata l'Atletico Coiba. Intanto un calcio di punizione da parte dei padroni di casa che è terminato alto di poco. Riparte ancora la squadra di Giulianova, lo fa con Di Giulio Antonio. C'è spazio Camponi, libera il destro, questa volta è bravo Fragassi a impedire al pallone di terminare in porta. C'è un fallo in attacco ai danni di Giovanni Antonio. Il gioco si riprenderà con un calcio di punizione per la squadra arancione. Veniamo sul pallone, il capitano, il numero 15, Mario Di Febbo. Signor Cavatassi, ricordiamo il direttore di gara di quest'oggi, va a contare i passi per posizionare la barriera indicata dal portiere Marzi, Ernesto Marzi. Guardiamo il punteggio, Basciano 0, Giulianova 4. Parte Di Febbo, il destro a giro, la palla che non scende, o meglio scende in ritardo e non inquadra la porta. Serie di cambi per la squadra di casa, una panchina molto numerosa a differenza degli ospiti che non possono usufruire di molti cambi quest'oggi. La gioca corta Marzi. Vediamo Di Giulio Antonio scambiare con il proprio compagno D'Angelo il pallone, D'Angelo il capitano, il numero 2. Rimessa laterale per Basciano. Non si capisce qui con il compagno, la palla si spegne direttamente sul fondo. Ricordiamo anche che il responsabile... E allora si riprende il gioco di Giovanni Antonio. Vediamo, prova a servire il compagno in velocità. Buono lo stop a seguire, meno la corsa che era stata troppo frettolosa e non era riuscito a seguire il pallone. Vediamo ancora Basciano che ora prova a farsi vedere, ma è sempre il Giulianova a creare pericoli maggiori dopo l'ingresso di Lavornio. Spertano pericoli dalla parte di Lavornio, il portiere che ha sostituito, ricordiamo, Lombardi. E ancora Giulianova che con D'Angelo prova a far ripartire la manovra. C'è un fallo in attacco da parte del numero 6, si tratta di Tarantella, autore del quarto gol. Davvero ha lasciato partire una parabola perfetta, si è andata a insaccare sotto l'incrocio battendo un incolpevole Lavornio. Viene a prendere palla dietro Camponi, ancora la Molinara. Buono il gioco di gambe, può far partire il sinistro in diagonale. 5-0, tutto molto facile per la squadra giugliese. C'è stato il quinto gol segnato da Antonio Lamolinara al 13° minuto del primo tempo. Abbiamo appena superato la metà di questa prima frazione di gioco. 5-0 in virtù delle reti siglate da Lamolinara, Cavatassi, Tarantella e la doppietta di Mario Camponi. Mario Camponi che aveva siglato due gol in brevissimo tempo, al terzo e al quarto, in meno di un minuto. Ancora Giulianova con D'Angelo, prova ora ad allentare un po' la manovra facendo un po' di possesso palla nella propria metà campo. Squadra di Giulianova, vediamo Cavatassi, invita a salire ancora D'Angelo.
ora non vuole perdere il possesso palla e cercare di fare azioni un po' più ragionate. Giulianova, sempre pericolosissimo quando supera la metà campo. Giulianova che nella prossima giornata, la quarta nel campionato, ospiterà sempre su questo campo l'Atletico Coiba, mentre Basciano farà visita all'All Black Cherne. E poi, per concludere il discorso sul calendario, per la quinta giornata vedrà riposare appunto Giulianova, mentre Basciano tornerà qui ospitando Gioventù Biancorossa. Vediamo di Giulio Antonio scambiare con Cavatassi, ancora di Giulio Antonio, il numero 3 non riesce a servire Camponi nello spazio. Camponi generoso prova a tornare sul pallone, ma alla fine un giocatore e riconsegna di fatto il pallone alla squadra giugliese. Squadra giugliese che conduce per 5 reti a 0 in questa gara valida per la terza giornata del campionato di calcio a 7 Open maschile contro gli Orange del Basciano. Basciano che ora prova a portare dei pericoli, palla che si spegne oltre la linea di rimessa laterale. Il gioco verrà ripreso con una rimessa con le mani a favore del Giulianova. Servito la Molinara, l'autore del quinto gol, vediamo, supera il cerchio di centrocampo, si porta la palla avanti in velocità, il destro sotto il 7, c'è il 6-0 del Giulianova con il secondo sigillo personale di Antonio La Molinara, il numero 8. Questa volta ha preso la palla nel cerchio di centrocampo, si è girato in progressione, ha bruciato due avversari e poi ha scaricato un destro violento che ha trafitto ancora una volta Alberto Lavornio. E siamo a 6. Basciano, colpito ripetutamente, non riesce a portare pericoli dalla parte di Ernesto Marzi, il portierone del Giulianova. Qui è andato vicino al gol ancora una volta la Molinara, ma questa volta è stato bravo il portiere in uscita bassa a concedere solo il calcio d'angolo. Ancora la Molinara, va lui a battere questo calcio d'angolo. Vediamo, fanno movimento in mezzo all'area i giocatori del Giulianova e non rischia Fragassi, Francesco Fragassi, che lontana di testa concedendo del Giulianova. Ancora Mario Camponi, vediamo qui, bello il triangolo a smarcare Cavatassi. Cavatassi, ancora la palla arretrata per la Molinara, ancora il portiere chiamato a un intervento super, però non riesce a tenere la sfera in campo e quindi ci sarà di nuovo un calcio d'angolo per la squadra ospite. Ancora la Molinara dalla bandierina, vediamo, a parte il passaggio e uno schema, vediamo ancora una triangolazione a liberare il battitore. La Molinara la rimette dentro, c'è stata la provvidenziale chiusura di Francesco Fragassi, sicuramente uno dei migliori dei suoi, diciamo, di questo schema da calcio d'angolo, una triangolazione a liberare il battitore. Per concedere un assist, diciamo, prezioso all'attaccante, che da lì deve solo appoggiarla in porta. Per due volte però è venuto a mancare quest'ultimo passaggio. Bello lo schema però da apprezzare. Qui c'è stato uno scontro di gioco in mezzo al campo, si riprenderà con un calcio di punizione da parte dei padroni di casa, la squadra di Basciano. Magliette e pantaloncini arancioni e calzettoni bianchi per loro. Siamo poco oltre la metà campo, vediamo come verrà eseguito questo calcio di punizione da parte dei padroni di casa. La palla giocata corta per Fragassi, ancora in verticale, provato a servire Di Giovanni Antonio in mezzo. Fragassi che aveva ricevuto palla da Cornelli, Giovanni Cornelli, che è il giocatore più avanzato dei suoi in questo frangente. Basciano che non riesce a portare pericoli concreti dalle parti di Marzi, quando ormai ci stiamo avvicinando al 20° minuto di gara.
Il punteggio vede Giulianova condurre per 6-0. Ancora Giulianova, Cavatassi in questo frangente non è stato preciso e il pallone torna tra le gambe dei giocatori del Basciano. CSI on TV, il nostro progetto dell'area di comunicazione, torna su tutti i campi per riprendere le società. Graziato, Giovanna non è riuscito a colpire il pallone con potenza. Dicevamo di come ci torna su tutti i campi del calcio a 7, a breve anche la pallacanestro che inizierà a partire da questa settimana. È possibile seguire tutte le partite che vengono riprese sia su YouTube, sia sul nostro sito csiteramo.it, sia sulla nostra pagina Facebook CSI Teramo, ma soprattutto da quest'anno anche su Teleponte, sulle emittenti di Teleponte, che trasmetterà appunto le nostre partite. C'è un calcio di punizione tornando alla cronaca diretta a favore del Basciano. Vediamo l'arbitro. Il signor Cavatassi posiziona a distanza di sicurezza la barriera. Sul pallone c'è il numero 13. Si tratta di Cornelli, Giovanni Cornelli. Vediamo se è uno schema o vuole provare la conclusione. È uno schema a cercare di Giovanni Antonio, anticipato però. E poi il numero 6, Fragassi, non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Un'altra notazione importante, quella per quanto riguarda l'obbligatorietà della dotazione dei defibrillatori, secondo quanto previsto dal decreto Balduzzi, a partire appunto da gennaio 2016. Il Comitato di Teramo attiverà dal mese di novembre, a sostegno delle nostre associazioni, a sostegno dei nostri tesserati, il corso per esecutori di BLSD. L'obiettivo sarà quello di far acquisire ai partecipanti le conoscenze teoriche, ma soprattutto le abilità pratiche relative alla rianimazione cardiopolmonare. E questa è una cosa davvero molto molto importante, dopo che si sente parlare sempre più spesso di fatti del genere. Intanto c'è un palo colpito da parte di Tarantella, Oliviero Tarantella, ancora una volta il Giulianova vicino al gol. C'è stato un brutto fallo qui quando siamo giunti al 22esimo di gioco. Fallo commesso dal numero 3 di Giulio Antonio, che nella sua diagonale difensiva era andato troppo irruento. Calcio di punizione del Basciano. Parte il cross, ma l'arbitro stava posizionando i due uomini in barriera, pertanto il calcio di punizione dovrà essere ribattuto. Vediamo la Molinara intanto essere l'uomo più avanzato del Giulianova, pronto a ripartire in contropiede. Parte il destro, il cross, non può intervenire nessuno. E poi Fragassi in qualche modo allontana. Su di lui c'è l'azione di gioco pericoloso da parte di Mario Camponi, che aveva alzato troppo la gamba. Di Giovanni Antonio prova il cross, il tiro, scusate, il tiro parato da Marzi in presa bassa. Aveva calciato di destro, facendo rimbalzare il pallone proprio davanti al numero 1 Giugliese, che però non si è lasciato ingannare dalla traiettoria. Intanto Fragassi. Per Camponi, quindi ci sarà un calcio d'angolo. Adriano Cavatassi, rincorsa breve, solo un uomo in area di rigore. Servito la Molinara, non riesce ad impattare con il sinistro la sfera che finisce oltre la linea di delimitazione del campo, e quindi ci sarà una rimessa laterale. Dopo una serie di rimpalli, il pallone torna tra le braccia di Lavornio, cerca il rinvio lungo,
ci sono solo giocatori del Giulianova pronti a raccogliere questo pallone. E ora con D'Angelo tornano a fare un po' di possesso difensivo. E poi cerca la verticalizzazione Marzi per Cavatassi in un primo momento anticipato, tenace poi a tornare sul pallone in un secondo momento. Ancora Giulianova fa girare la palla dietro con Di Giulio Antonio. Giulianova in questo frangente padrone del campo più che mai. Di Giulio Antonio, veniamo ancora Camponi, Basciano chiusa tutta dietro, Cavatassi in aria, c'è il 7-0, doppietta personale per Cavatassi. Giulianova con questa azione ha messo in mostra tutte le sue qualità, tutta la sua bravura a fare possesso, a far aprire la difesa avversaria e poi verticalizzare improvvisamente. Cavatassi in questo caso ha fatto la punta e con un diagonale di destra è riuscito a trafiggere il portiere. Pochi secondi alla fine di questa prima frazione di gara, Basciano 0 Giulianova 7, qui all'impianto Green Point di Giulianova, impianto molto molto bello, tenuto sicuramente con una manutenzione davvero molto apprezzabile. Molti campi del CSI ultimamente sono stati rinnovati, modernizzati, e questo ci rende sicuramente molto molto fieri. Batti e ribatti, alla fine il Lavorno riesce a bloccare il pallone in presa. Vediamo, l'arbitro controlla il cronometro, fischietto in bocca, e decide che la prima frazione di gara finisce qui. Conduce Giulianova per 7-0 sul Basciano. Noi riprenderemo la linea in concomitanza del secondo tempo.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Che stanno per battere il calcio d'inizio del secondo tempo affidato al Giulianova, che attaccherà in questo secondo tempo da sinistra verso destra. Della vostra osservazione, con completo blu e bordi giallorossi, è in vantaggio Giulianova per 7-0 contro Basciano, che viceversa attaccherà da destra verso sinistra in tenuta orange, completamente arancione, con calzettoni bianchi. Primo tempo senza storia, Giulianova conduce per 7-0. È una squadra sicuramente costruita meglio, questa giugliese, che punta alle alte posizioni della classifica, mentre da apprezzare nella squadra di casa, nel Basciano, lo spirito e la voglia di giocare, di divertirsi, veramente incarna pienamente quello che è lo spirito del CSI. Uno spirito soprattutto di condivisione di momenti di sport, ma non solo, anche momenti per stare insieme, davvero davvero da apprezzare. Palla fuori, rimessa laterale per Giulianova, che si presenta a questa partita con Marzi, D'Angelo, che è anche il capitano, Tarantella, Attili, Cavatassi, Imperatore, La Molinara, Forcini, Camponi e Di Giulio Antonio. Ancora La Molinara, prima di andare a elencare anche la squadra del Basciano, seguiamo questa azione. La Molinara prova il sinistro a giro, che termina alto e si spegne sul fondo. Si riprenderà con questa rimessa dal fondo, affidata al portiere Alberto Lavornio, che insieme a Di Marco, Scorranese, Martegiani, Fragassi, De Iulis, Fabio Santicchia, Donatello Fabiani, Di Giovanna Antonio, Corneli, Di Febbo Mario, il capitano, e Lombardi, forma il team Basciano. Basciano che ora si spinge in avanti con Di Febbo, conclusione da calcetto per lui, che non inquadra però lo specchio della porta. Allora ancora il Giulianova, D'Angelo, Giulianova che sembra essere tornato in campo un po' più temperato, giocare con meno animosità rispetto all'avvio devastante della prima frazione di gioco, che lo ha visto subito andare in vantaggio di 2 gol e poi man mano segnare gli altri, fino ad arrivare ad avere il vantaggio di 7 gol, 7-0 contro un Basciano molto generoso. Vediamo Camponi, l'imperatore, ora riparte Giulianova, pare voglia gestire il vantaggio costruito fin qui. Basciano che nell'ultimo turno di campionato è stato sconfitto per 7-2 dall'Atletico Coiba. In quel frangente sono andati a rete Giuliano Di Giovanni Antonio e Fabiani Donatello. Vediamo qui il tiro di Giulio Antonio, che però ha impattato un po' troppo violentemente il proprio avversario, e quindi c'è stato il fallo concesso dall'arbitro, il signor Alberto Cavatassi, l'arbitro di questa partita, valida per la terza giornata del campionato di calcio 7 Open maschile. Terza giornata che, oltre appunto Basciano e Giulianova, vede affrontarsi Valle del Vomano, Gioventù Biancorossa,
Belvedere, Old Black, Cerne, Della Noce Specola, Bratburger, Giulianova, AC Colonia Spiaggia, Acrosteam e Biancorossi Teramo 1913 Montoriotto. In questa giornata riposa Atletico Coiba, diciamo che riposa Atletico Coiba perché siamo nel girone A, il girone ha 13 squadre, pertanto ogni squadra osserverà un turno di riposo in questo campionato. Il calendario è stato designato in questa maniera, mentre il girone B, appunto composto da 12, non ha bisogno di questo accorgimento. La palla per la Molinara è leggermente troppo lunga, la palla offerta da Imperatore. Igor Imperatore, il numero 27, subentrato in questo secondo tempo. Anche quest'anno il calcio a 7 si ripropone con 25 squadre, davvero un campionato molto molto avvincente. Siamo giunti alla terza giornata. Guadagna una rimessa laterale Basciano, ora in proiezione offensiva. Dicevamo come Giulianova fin qui in due giornate ha totalizzato 3 punti, vincendo la prima in casa del Valle del Vomano per 5-3, però poi la seconda giornata ha dovuto cedere i 3 punti al Belvedere, che è riuscito ad espugnare il Green Point per 3-1. Quella circostanza, l'unica rete siglata da Giulianova, è stata realizzata da Andrea Testardi, che oggi non figura tra i presenti. E ancora una palla a cercare Campone. È stato bravo il portiere in questa circostanza ad allontanare la sfera. Diciamo che il calendario del Giulianova 3 punti in classifica dopo 2 giornate, avendo totalizzato appunto una vittoria, una sconfitta e 6 gol fatti e 6 subiti, mentre Basciano ha giocato una gara sola perché nella prima giornata ha riposato, appunto quella prima citata contro l'Atletico Coiba. Bella la parata qui di Lavornio, ancora Giulianova pericoloso. In questo frangente era stato Di Giuliantonio a scaricare un destro terrificante. Bella la risposta del portiere della squadra di casa. La Molinara prova a lavorare questo pallone, però fa buona guardia la difesa del Basciano. Basciano che con 2 gol fatti e 7 subiti si è presentato a questa gara. Basciano che la prossima giornata andrà sul difficile campo dell'Old Black Cerne, mentre il Giulianova ospiterà l'Atletico Coiba. Ancora Imperatore gioca palla con Camponi, posizione tiro, lo prova deviato, facile parata per Lavornio, che gioca subito con Scorranese. Vediamo Scorranese vicino per Martegiani, si gira, costretto a convergere verso il centro, poi una palla nella terra di nessuno e può guadagnare questo possesso il Giulianova, che ora va al tiro e c'è il gol di Forcini. Gabriele Forcini appena entrato, tra l'altro pochi secondi di gioco per lui e già si è messo in luce con questa realizzazione che sancisce il momentaneo 8-0 per la squadra giugliese. 8-0 per il Giulianova. Basciano non riesce a reagire. C'è da dire che quando sono passati 8 minuti di gioco del secondo tempo, c'è da dire che il Giulianova sicuramente ha un organico costruito in maniera diversa, in maniera differente, e ambisce sicuramente quelle che sono le posizioni di vertice, la classifica del girone A di questo campionato di calcio a 7 open maschile. Ancora Camponi scambia con Forcini, il suggerimento per Cavatassi è impreciso, allora può gestire questo possesso la squadra di casa. Si lotta in mezzo al campo, Scorranese pensa al lancio lungo, poi preferisce giocare vicino per Fracassi, che chiude il triangolo con Scorranese che si è proposto, e poi il cross non è preciso, però Basciano rimane in proiezione offensiva
devi stare attento ora a non subire il contropiede, però ragiona Giulianova, lo fa con Camponi e Forcini, invitano a salire sull'out di destra Imperatore, la palla in mezzo per Cavatassi, fa buona guardia qui la difesa Arancio. Cercano questa verticalizzazione troppo frettolosa i giocatori di casa. Siamo qui a riprendere questa partita grazie al progetto dell'area di comunicazione CSION TV. Ringrazio in particolar modo il nostro Jacopo per le riprese. Rimessa laterale per Giulianova con Imperatore, fa girare palla Camponi, invita a salire un proprio compagno di squadra, ancora Camponi, posizione di tiro, scarica il destro che termina tra le gambe di un difensore, poi Cavatassi da due metri non riesce a indirizzare il pallone in porta. Vediamo Di Febbo, può partire in contropiede del Basciano, fermato da D'Angelo, provvidenziale il capitano Giugliese in questa circostanza a interrompere l'azione Arancio. Andiamo Imperatore sulla fascia destra, gioca sulla punta Cavatassi, anticipato ancora una volta Cavatassi, marcato a uomo dal marcatore diretto che chiude tutti gli spazi. E ancora la palla giocata per Imperatore, si cerca molto il terzino destro di questa squadra, Forcini, sale la squadra di Giulianova, converge per Camponi, ancora di Giulio Antonio, si accentra, vediamo se fa partire il destro, no, allarga per Imperatore, Imperatore dalla bandierina, il cross intercettato da parte di Fragassi e ci sarà questo calcio d'angolo a favore della squadra ospite, a favore del Giulianova, dopo la seconda giornata. E c'è, attenzione, seguiamo questo gol, ancora Forcini, doppietta personale per lui, il gol del 9-0 dopo una respinta corta della difesa, ha raccolto il pallone al limite dell'area e ha scaricato un destro imparabile per Lavornio, Alberto Lavornio, ricordiamo subentrato nella prima frazione di gara a Flavio Lombardi, il numero 1 del Basciano, costretto a uscire. Vediamo Scorranese, ora Basciano che prova a cercare quantomeno il gol della bandiera, vediamo se glielo concederà la squadra del Giulianova. Qui c'è stato un fallo subito da Corneli, il più attivo dei suoi sicuramente, il numero 13 Arancio. Vediamo l'arbitro contare i passi, diciamo è come la seconda giornata del campionato di calcio a 7 Open maschile, ha fatto registrare ben 78 gol fatti dalle compagini sia del girone A che del girone B. Per quanto riguarda la classifica generale sono 4 le squadre a punteggio pieno con 6 punti raccolti in 2 giornate, guidano i gironi, sono divise equamente nel girone A e nel girone B. Nel girone A sono Gioventù Biancorossa e Belvedere, Belvedere che ha sconfitto nell'ultimo turno appunto Giulianova che ora sta giocando contro Basciano, mentre per quanto riguarda il girone B sono Guaranà, Tortoreto e la Taz Nereto che sono a quota 6. Seguiamo questo calcio di punizione da parte del Giulianova, si incarica Adriano Cavatassi, il cross allontanato da Fragassi, la palla che termina direttamente rimessa laterale. Da segnalare, nella prima giornata c'era stata subito una sorpresa, la Mindc era riuscita a sconfiggere l'Alluminio Valvibrata. Alluminio Valvibrata, siamo nel girone B, campione pluritolato negli ultimi anni, l'anno scorso ha raggiunto anche le finali interregionali. Un paio di campi, scusate, per Basciano,
il gioco ancora non riprende. Campionato di calcio a 7 molto avvincente, molto equilibrato. Ringraziamo per questo anche il responsabile della commissione, Giuseppe Romani, che previo appuntamento è disposto a ricevere nella sede sita in via Nicola Palma di Teramo numero 34 le società tramite appuntamento telefonico, appunto. Masciano che ancora non riesce a trovare i primi punti per togliere quello 0 dalla classifica. Ancora Giuliano, il cross intercettato con un colpo di testa del difensore arancione, butta la palla in calcio d'angolo. Giulianova che con questa vittoria si porta a quota 6 in attesa delle altre gare, raggiunge momentaneamente la vetta della classifica. Abbiamo questo corner battuto corto, ancora Cavatassi, il numero 66, uno dei più attivi. C'è da dire che tutta la squadra ospite ha giocato davvero una gran partita. Ora prova a far rifiatare un po' sia la squadra avversaria che i propri compagni Forcini, che da quando è entrato ha messo davvero in difficoltà la difesa arancio. Quando ormai siamo giunti, abbiamo superato il quarto d'ora, meno di 10 minuti al termine di questa gara, Giulianova conduce per 9-0 contro un Basciano, c'è da dire, molto generoso, molto di cuore questa squadra, che ha scelto l'entusiasmo, ha scelto la gioia di condividere certi momenti in amicizia, in pieno spirito CSI, come d'altronde molte squadre sono formate da gruppi di amici, perché è la prima cosa questa che sta alla base del divertimento. Giulianova che ora prova a portare un nuovo attacco, lo fa con Forcini, vediamo, è partito Imperatore, ignorato ancora Forcini, lo scambio con Camponi, servito ora Imperatore, la palla messa in mezzo al limite dell'area e c'è il 10-0 siglato da Camponi, Mario Camponi, dopo un'azione davvero avvolgente fatta di tacchi e di triangolazioni di prima. Alla fine Imperatore è riuscito a servire al limite dell'area Mario Camponi, che ha piazzato il destro, ha siglato il gol del 10-0. Masciano, nonostante tutte le reti subite, ha ancora la voglia di provare a cercare il gol, significherebbe tanto in questa gara. Rimessa laterale arancio, lieve incomprensione qui, alla fine riesce a rimediare il numero 6, si tratta di De Iulis, Umberto De Iulis. Vi invitiamo a visitare il nostro sito www.csiteramo.it per tutte le news, tutte le info, i comunicati stampa e anche le partite che verranno trasmesse dal nostro canale YouTube. Ma soprattutto tra le ultime news, molto importante quella che riguarda la dotazione dei defibrillatori, ci sarà un corso per esecutori appunto di BLSD con l'obiettivo di far acquisire ai partecipanti le conoscenze teoriche. Seguiamo questa azione perché c'è il gol, l'ennesimo gol, siamo a 11-0, ancora Camponi. Il numero 9 Giuliese non ha avuto difficoltà ad appoggiare in rete il passaggio di Imperatore. Dicevamo che dal sito le ultime news che riportiamo, molto importante quella che riguarda la dotazione dei defibrillatori, perché con il nostro corso
apprenderete le conoscenze teoriche, ma soprattutto le abilità pratiche per usare, diciamo, questi strumenti molto importanti per la rianimazione cardiopolmonare. Per maggiori informazioni potrete mandare un'email a formazione@csiteramo.it. Seguiamo questo calcio di punizione per la squadra di casa. Vediamo Di Febbo giocare questo pallone. Prova a difenderlo, fare un tunnel ai danni dell'avversario, che però ne capisce le intenzioni e sventa la minaccia. Prova a uscire di Giulio Antonio, fermato però ancora Giulianova con Camponi, tenere questo possesso di palla. Imperatore invita a salire il numero 6, si tratta di Tarantelli. Vediamo Cavatassi, ancora la palla di ritorno per Cavatassi in aria, e poi il portiere coraggioso in uscita bassa riesce a sventare la minaccia. Camponi, ancora un tiro, ancora una grande risposta del portiere Arancio, che è cresciuto molto in questo secondo tempo. Calcio d'angolo per il Giulianova, parte il cross in mezzo di Camponi, allontanato. Vediamo Di Febbo, prova a proteggere il pallone, lo fa abbastanza bene. Contropiede, vediamo 4 contro 4. Temporeggia un po' troppo di Giovanni Antonio e poi non riesce a servire Di Febbo, che si era sovrapposto. E quindi ancora Giulianova, vediamo Cavatassi, pensa al tiro, scarica per Camponi, il tiro deviato, calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Giulianova. Dicevamo di come il campo, questo impianto sportivo Green Point, sia veramente campo di ultima generazione, sta in perfette condizioni nonostante la pioggia sia caduta copiosa. Seguiamo questo contropiede di Febbo in mezzo a un compagno di gioco, la puntina, il tiro da calcetto che però non impensierisce, o meglio non trafigge Marzi, che in presa bassa si allunga, si distende e riesce a parare il tiro. Diciamo ancora una volta come questo terreno di gioco è davvero molto molto apprezzabile, perché sia nella giornata odierna che nei giorni precedenti è scesa molta pioggia qui a Giulianova. Il terreno ha risposto alla grande. E ancora un calcio d'angolo per la squadra ospite. Scambio tra Cavatassi e poi c'è il tiro deviato. Quando abbiamo superato il ventesimo, meno di 5 minuti al termine, Giulianova conduce per 11-0 contro il Basciano. Vediamo, il portiere riesce a evitare il calcio d'angolo e alla fine la lancia via. Di Febbo troppo isolato in questo frangente, non può portare certo il pressing da solo ai difensori, alla difesa ben organizzata del Giulianova. Giulianova che ora perde il pallone con Cavatassi, però c'è stata una deviazione Arancio, pertanto la rimessa in gioco sarà a favore della squadra giugliese. Giulianova che prima di questa gara occupava l'ottava piazza in classifica, la classifica del girone A, ora sicuramente migliorerà il piazzamento. Vediamo Di Febbo, intercetta per un attimo la palla corta, poi prova a recuperare il pallone su Tarantella. Cavatassi non riesce nel passaggio, ancora Giulianova però che recupera palla. Fase di stanca, i giocatori del Giulianova ora perdono molti palloni, prova il dribbling, aveva provato Santicchia. Ora Santicchia porta pressing generoso, non riesce però a conquistare il pallone. Vediamo, la Molinara è tornato in campo. Ricordiamo che nel calcio a 7 i cambi possono essere ripetuti, l'importante è che avvengano a gioco fermo. Sempre
regolamento singolare, quello del calcio a 7, che vede anche le due squadre affrontarsi alla meglio di 25 minuti. Andiamo, Forcini qui prova il dribbling, la palla servita a Cavatassi che a porta vuota di sinistro l'appoggia in rete. Bella la giocata del numero 74 giugliese Gabriele Forcini, che se n'è andato sulla sinistra e poi ha servito un assist d'oro a Cavatassi. Adriano Cavatassi. Meno di un minuto al termine in questa gara che non ha più niente da dire. 12-0 il punteggio. Dicevamo che Giulianova sicuramente migliorerà il proprio piazzamento in classifica, cosa che invece non farà Basciano, che rimarrà fanalino di coda a quota 0. Anche se c'è da dire che Basciano ha una gara da recuperare, o meglio, una gara in meno, perché ha riposato durante la prima giornata di questo campionato di calcio a 7 Open maschile, fase provinciale di Teramo. Andiamo Basciano a tenere quest'ultimo possesso palla. Centrocampo, c'è il fallo di La Molinara ai danni di Giovanni Antonio, che ha siglato una delle due reti segnata dal Basciano nella sconfitta nell'ultima partita. E il signor Cavatassi dice che può bastare così. Dal green point di Giulianova è tutto. Giulianova batte Basciano 12-0. Un saluto da Mattia D'Achille e dal nostro Jacopo.